Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. In campo grandi noi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Vediamo se può capitalizzare. Si allunga e trova la palla. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Alza lo sguardo per controllare il piano. Un gol semplicemente fantastico. Che gol fantastico! E non potevano sperare in un inizio migliore. Traiettoria strepitosa, tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. Il Barcellona parte male, deve già rincorrere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Allarga il gioco a destra. Bascia. Va via di forza. Occhio, la toglie dalla porta. Che grande parata. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Decide di non rischiare. Non può sbagliare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si spinge in avanti. Vediamo cosa inventa. Riceve in ottima posizione. Palla allontanata senza troppi complimenti. E se n'è andato il primo quarto d'ora. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già un. E così siamo evidentemente sull'1-0. Cerca il passaggio filtrante. Può cercare il taglio in mezzo. Palla intercettata. Lungo passaggio in avanti. Perde il duello fisico con l'avversario.
provano a ripartire da dietro. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Gioca con un pallone lungo. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. La gioca sulla destra. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova la giocata di misura. Ora deve duellare con il portiere. Qui c'è il tiro. Grande parata dell'estremo difensore. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. C'è! E l'estremo difensore si supera. È ben posizionato e spazia via la palla. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Bascia, prova a prolungare. Bella apertura. Prova la conclusione. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Continua ad avanzare verso l'area. Può calciare la rete. La gioca all'indietro. Ci prova. Incredibile! Una giocata perfetta. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Ha concluso bene in porta, ma qui vedo grosse responsabilità da parte della difesa. L'hanno lasciato troppo libero. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Due gol di vantaggio e partita in discesa. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Ecco il portiere si oppone. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Prima frazione di gioco, 45 minuti già dal archivio, un punto di due panocchie. Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 vanno così all'intervallo, vedremo se troveranno la forza per reagire. Prime fasi della ripresa già in corso. Vuole la profondità, cerca lo spunto, prova a tirare, è un grande riflesso qui. Una parata stilisticamente non perfetta, ma era una palla velenosa e alla fine conta il risultato. Passaggio sulla destra. Si avvicina alla porta, può concludere. Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Non sono stati in grado di fermarlo ed è riuscito a sfondare proprio centralmente. Di certo non si perdonerà di aver sbagliato. Prova con la palla lunga.
Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Provano a partire in velocità. Intervento energico. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Grande intervento, vale come un gol. Tocco morbido. Sbroglia la situazione. Difesa energica e decisa. Peccato un offside da guardalinea. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Il portiere la calcia lontana. Bascia. Pallone alto nello spazio. Palla in mezzo. Allontana la minaccia. Sulla destra. Si libera la grande. È in posizione per il cross. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Incornata! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. La mette in mezzo e non ci arriva nessuno. Riceve un pallone interessante. Scodella in avanti. Allarga il gioco a destra. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Va via in profondità. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Decidono di giocarla all'indietro. Mostrano un buon controllo del gioco. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Se ne va. Cross in mezzo. Mette fuori il pallone. Crossa il pallone a centro area. Libera tempestivamente. Traversone, basso. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi. Colpisce! Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. E sulla palla i compagni aspettano e traversone. Salta e colpisce di testa! E potevano portarsi sul 3-0. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Sulla fascia, in profondità. Attenzione! Può andare in rete. Attenzione al tiro! La mette in mezzo. Volo d'angelo! Ha fallito una clamorosa occasione. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione. Due sostituzioni, rapida successione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Bascia. Ha la possibilità di andare verso la porta. Può andare. Conclusione. E c'è il gol. Un gol pesantissimo trovato nel finale per giunta. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico.
Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Ecco un pallone in avanti. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. C'è la palla lunga in avanti. C'è spazio, pronto. Splendida reazione del portiere. Gli lega la gioia del gol, che parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Cercherà di metterla in mezzo. E va a colpire di testa. Ha segnato. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Già, un divario importante, probabilmente a questo punto irrecuperabile. L'arbitro dice che può bastare ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità in